Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e benvenuti qui allo Yosemite Park. Abbiamo parecchi vicini questa mattina, guardate qua fuori. Un camperozzo proprio parcheggiato qua di fronte. Vi faccio vedere dall'altra parte, che magari il panorama sarà un po' più aperto. Guardate qua, che bosco. Noi abbiamo tenuto tutte le finestre chiuse questa notte, quindi non so dirvi se sono passati degli orsi, ma gli avvisi di allerta qua attorno erano tantissimi. Sei pronta per andare a vedere l'ultima parte del parco? Allora preparo subito il caffè perché poi ci spostiamo rapidamente. Siamo sotto gli alberi, vediamo un po' come stiamo messi con le batterie. 88% ricarica, nada. Ieri salite e discese incredibili su queste strade. No, è pazzesco, il sole è spuntato proprio adesso là dietro l'Half Dome e ci sta illuminando proprio come se fosse un fanale di un'auto della notte. È veramente incredibile quella montagna, un blocco intero di granito. Mannaggia, mi è già cascata la ciabatta, però è cascata dritta. Cominciano ad arrivare altri visitatori. Abbiamo ripreso la strada, stiamo percorrendo a ritroso dall'altro lato del fiume, la Yosemite Valley. Questa è la zona che chiamerei residenziale del parco, perché ci sono tutti i lodge, gli accampamenti, c'è veramente tanta gente. Siamo appena partiti ma abbiamo solo cambiato parcheggio. Lasciamo un attimo Valentino parcheggiato qui e andiamo a vedere una cascata. Allora, qua si va alla bassa Yosemite Fall, mentre di là si andrebbe alla alta. C'è un basso rilievo, bellissimo. Ed eccole qua le cascate. Mamma mia. La particolarità di questa cascata è che è altamente stagionale. Adesso è nel suo pieno splendore, cioè la massima portata d'acqua, ma d'estate e in autunno è praticamente inesistente. È talmente alta questa roccia qua di fronte a noi che non si riesce a vedere invece quella più alta. Bene, ma dopo la visita alla cascata penso proprio che lasceremo il parco. Salutiamo anche la Yosemite Fall e proseguiamo. Lasciamo questa foresta. È impossibile non fermarsi in questi punti panoramici. Sì. Però ragazzi, prima voglio farvi vedere una roba. Qua nel 1997 l'acqua è arrivata a questa altezza. Ammazza, era un lago. Adesso vi faccio vedere dov'è il livello dell'acqua. Questa credo che sia un'immagine da sfondo del desktop del PC, eh. Pensate che cosa doveva essere questo posto quando il luogo dove ci troviamo ora era ricoperto da un ghiacciaio immenso, alto quasi come le vette di queste montagne. Millenni e millenni di cambi climatici hanno reso il panorama così come lo vediamo adesso. L'acqua è trasparentissima, meraviglioso. Noi abbiamo fame e stiamo cercando un posticino dove fare pausa pranzo. Qui nella nostra bellissima area picnic. Mi sa che oggi, tra l'altro, mangeremo anche fuori su uno di questi tavolini che ci sono a disposizione. Preparo un bel couscous freddo. Sì, è una specie di taboulé, ma non ho tutti gli ingredienti del taboulé, quindi viene un couscous freddo a modo mio. Capperi, olive. Questo è il risultato. Condisco con olio e limone e ci aggiungo il couscous. E è fatto. Comunque qua sopra sono passati un po' di elicotteri a recuperare gente che stava dietro la montagna. Crediamo, perché abbiamo visto gente appesa a un cavo. Abbiamo deciso di sfruttare i tavolini a disposizione qua nell'area picnic. Luci, passami la roba. Qui abbiamo il fiume, il Merced River.
Volendo qua si potrebbe andare anche giù, esplorare un po' più da vicino. L'acqua è trasparentissima e freddissima, mamma mia! Cioè, guardate le radici di questa pianta, ma come fa? Pronta? Io sì, tu? Sì, buono il couscous. Buona, dai, poi farò il secondo giro. Se volete il libro di ricetta di Lucia, mettete un commento. Se raggiungiamo i 100 commenti, lo fa. Life unfolds in the strangest ways. And sometimes you just can't keep love alive. But I've tried, and I've tried. But I just can't. Adesso ci infiliamo nei campi. Proviamo a prendere una deviazione, perché questa strada era tutta dritta. Ragazzi, qua è un po' che vediamo piantagioni e piantagioni di questi alberi e quindi volevo capire che cos'erano. Sono davvero mandorle e ce n'è tantissime. Che belli questi alberi. Sembra di stare in Messico. Abbiamo trovato i venditori di frutta sulla strada. Sì, la pubblicità annunciava dei prezzi assurdi, quindi siamo stati assolutamente tentati. La pubblicità diceva 10 aguacate per un dollaro. Cioè, neanche in Cile, il paese al mondo che produce più aguacate, abbiamo trovato un prezzo così. Quindi andiamo a vedere. Però c'è scritto che al massimo ne puoi prendere 2 dollari a car. Non te li fanno portare via tutti. Prendiamo un po' d'uva. Beh, dentro al negozio, oltre ai modellini dei mezzi da lavoro bellissimi, ci sono un sacco di confezioni di jerky di tutti i tipi. Oltre a un sacco anche di frutta secca stracondita, ci sono anche un po' di dolcini strani. E qui, ragazzi, ci sono anche un sacco di pistacchi. Tutti strani, cosa ci hanno messo sopra? Sono speziati. Sono pure verdi. Questo è il jalapeño. Però se li fanno pagare, 12 dollari. Le famose almendra, come si dice, le famose mandorle, tutte ricoperte al naturale o ricoperte di qualcosa, costano sempre uguale, 12 dollari. Comunque avevo ragione. I venditori erano messicani. Sì, effettivamente era a conduzione messicana il Lucarcito. E comunque siamo arrivati a Los Baños. Ma qua ormai tutti i nomi dei pueblitos che ci sono qua attorno ci ricordano un po' la nomenclatura messicana. Qua c'è anche Toscano RV, Attenzione! Toscano RV. E eccoci arrivati al Walmart, che ci accoglie a braccia aperte. E questa sera, appunto, siamo qui al Walmart. Ammazza, c'è un vento pazzesco qua fuori. Siamo a 0 metri sul livello del mare. Non ci aspettavamo questo fresco. E vi dirò, dopo tutto il caldo che abbiamo subito, non stiamo veramente male. Ma siamo andati a fare un po' di spesa. Ho caricato anche il video che dovrà uscire tra 2 giorni. E abbiamo fatto anche la lavatrice. E ragazzi, guardate qua come stiamo messi. Un casino, perché pian piano Lucia sta sistemando tutte le cose e mentre siamo andati a fare la spesa abbiamo lasciato qua dare l'ultima parte di asciugatura. Come vedete abbiamo già liberato il forno, stiamo preparando il microonde perché questa sera voglio cucinare io. Io ho fame! Allora, noi ogni tanto facciamo queste cose un po' particolari. Questa sera vogliamo mangiare cinese. Ma siccome ci piace fare le cose in casa, qui dentro casa nostra, en todos el casinos, ci siamo presi un po' di robe qui al Walmart, che adesso andrò a preparare nel nostro microonde. Ci sta veramente de todo. Luci, ci sta veramente de todo. Sei pronta? Da 1 a 10 quanta fame hai? 11. Allora preparo todo. Il piatto, dove sta il plato? Tutta roba stranaturale.
Allora, dobbiamo dire che io ho detto cinese, però in realtà Lucia voleva tanto queste pizza snack rolls della tia Michelina e quindi le andrò a preparare comunque. Anche se in realtà cambia un po' tutta l'atmosfera qua. Però, vabbè, ne mangeremo come aperitivo. Vado di preparazione all'aperitivo. C'è scritto di togliere questa roba qua. Questo è anche un esperimento culinario relativo a tutta la roba surgelata che si può mangiare qui negli Stati Uniti. Dalla foto sembra tantissima roba. La realtà delle cose è un po' poverella, però vabbè. 80 centesimi di dollaro, regà. Il costo è proporzionato alla quantità di roba. Ma Lucia non gli bastavano le pizzette per l'aperitivo, voleva anche i poppin' chicken, che anche questi di cinese non c'hanno nada. Sono veramente curioso. Sono oggetti diversi, veramente direi che la porzione non è abbondante, ma per 80 centesimi che cosa ti aspettavi? Luci, vado. Ok, adesso qua mi dice massima potenza. Nel frattempo preparo il tavolo. Tac, la prima pietanza è pronta. C'è scritto che è muy caliente, entonces. Tastiamo al tatto, non è bollente. Ci stiamo, aperitivo pronto. Ma adesso ci facciamo i pot stickers, il vero piatto forte della nostra cena cinese. Questi costano $2.50. Sono parecchi. C'è dentro anche la salsa, che non guasta. Ci abbiamo quelli al maiale e ci abbiamo quelli al pollo. Secondo me, dopo che avremo assaggiato queste cose, non ne potremo mai più fare a meno. Da fuori sono assolutamente identiche, quindi dovremmo andare un po' a caso. Anche qui c'è la salsina, il colore sembra Coca-Cola semisurgelata. Ripongo qua dentro, però sono due, quindi vabbè, un minuto e mezzo. Io vado di un minuto e mezzo. Ma poteva mancare il riso in una serata così culinariamente di alto livello? Direi proprio di no. Riso cantonese, che non è proprio cantonese, col pollo fritto, però è quello che abbiamo trovato. Non so se è una roba normale, ma questo si è stragonfiato. Importante che non si è sciolto sopra la roba da mangiare. Lo andrò ad aprire. Si sente un profumo indimenticabile. Non so perché uno si è gonfiato e l'altro no. Visivamente sono diversi, alcuni un po' più trasparenti, altri un po' più bianchi. Forse perché il contenuto effettivamente dovrebbe essere diverso. Nel frattempo vado a mettere il riso. Sbam. A regola in casa nostra non dovrebbero mancare le bacchette. Sento odore di riso. Posso tirar fuori? Che è? Boh, io gli darò un altro po', va. Tra l'altro questa sera abbiamo anche un po' di vino che ci avevano dato Carlos e Maggi, che avevamo bevuto insieme. Però ci abbiamo anche una Budweiser, dai. Assaggi? Sì! Questa è veramente una cena degna di Renato Pozzetto e nel ragazzo di campagna, Soyez qua. Ha una consistenza gommosa, sembra la Big Bubble che si era attaccata sull'asfalto. La puccio un po' dentro questa salsina che non sappiamo che cos'è. Buono, è buono. Ah. Non è parecchio buonino. Assaggio anche uno di questi che non so, non mi ricordo più cosa c'era dentro. Sembra un pezzo di pane che non si è scongelato bene. Questo è un po' meno saporito. Il sapore del contenuto mi sembra abbastanza uguale, che sa solo un po' di meno. Ma io proverò prima questo riso. Buono! Pensa a te. Per 80 centesimi! Dai, vamos! Io sono veramente curioso di invece di assaggiare questi, che secondo me... Questo mi sembra di mangiarla, la Big Bubble. Cioè, praticamente dovevano essere pizzettine, ma si sente solo la pastella, dura, gommosa. E dentro non c'è niente. E dentro non c'è niente. Lo smile secondo me è terribile, provalo. Credo che volessero fare un nuggets. No. Non ci sono riusciti. No. No, no, queste due cose secondo me sono abbastanza bocciate. Ma queste sono tanta roba. Questo, l'hai assaggiato questo? No. Questo è tanta roba, quello è tanta roba, guarda. Questo. Eh? Sì, magari la pastella è un po' durina d'apparenza, però il contenuto è buono. Andiamo anche di salsa di soia. Ma tu le tue super pizzettine? Mangio io, dai. Ah, no, ma non sono così terribili. Ed eccoci qua al nostro Walmart. La notte è stata spettacolare, veramente fresca, inaspettata a questa altitudine, però super tranquillo, non c'è stato nessun rumore praticamente tutta la notte, se non questa mattina quando c'era un camion qua dietro, però non era neanche tanto presto, dobbiamo dire. Bene, siamo partiti,
Ora andiamo sempre dritto e finché non tocchiamo l'oceano. Sì, più o meno. Ora dobbiamo andare in direzione San Francisco. In realtà andremo prima nei pressi di Palo Alto. Non sappiamo ancora bene dove finiremo questa sera, abbiamo qualche idea, però avvicinandoci a queste grandi città tutto può succedere, specie con i parcheggi. In realtà ne vorremmo visitare uno molto particolare, chissà se si potrà. Ci proviamo, tanto viaggiamo. Comunque in tutta questa zona si possono trovare questi venditori di strada di frutta e verdura. E sono super belli questi cartelli, perché sono tutti fatti a mano, artigianali. E dopo un po' di freeway stiamo vedendo i primi cartelli che ci ricordano che ci stiamo avvicinando alla Silicon Valley. A destra si va a Cupertino, noi procediamo dritto. Ragazzi, sono pian piano iniziati a spuntare alcuni palazzi un po' più grossi. Riconosciamo un po' di aziende famose nel mondo dell'informatica. Ragazzi, qua siamo arrivati in tutto il quartiere dove ha la propria residenza Google. Eccolo qua, Charleston Road. Ci sono tutti gli androidini anche qua. Questi sono tutti edifici di Google. Noi siamo venuti qui perché sappiamo che ci sono parcheggiati un sacco di camper che non sono di viaggiatori, ma sono di persone che lavorano nella Silicon Valley. Questo è proprio dietro la curva, praticamente. Guardate qua. Questo è il contrario di Nomadland, perché praticamente qui sono assolutamente stanziali. Chiaramente non li spostano, perché sennò poi non trovo più posto. Questo addirittura hanno messo la seggiolina fuori. Cioè è una strada abbastanza normale. Guardate qua. YouTube! Oh! Ciao YouTube! Bene ragazzi, siamo tornati al primo posto dove effettivamente sembra che ci sia un po' più di lugarsito. Noi ci tenevamo parecchio a venire qui per vedere e toccare con mano questa situazione, che è veramente incredibile. Ci troviamo nel centro della Silicon Valley, di fronte agli uffici di Google, anzi accerchiati dagli uffici di Google, e abbiamo di fronte a noi uno degli esempi dei problemi che si sta riscontrando qui. Persone che non possono permettersi di affittare un appartamento nonostante siano professionisti ben pagati, e quindi sono costretti a dormire dentro dei camper o addirittura, abbiamo letto, ad affittarli spendendo molto meno rispetto al costo di un appartamento. Non sono amanti del plein air, probabilmente sono solo persone che devono lavorare qui attorno, e l'unico modo che hanno economicamente per renderlo fattibile è vivere dentro un camper. Comunque lasciamo un attimo Valentino alle nostre spalle qui nel parcheggio insieme agli altri camper, che attualmente alcuni sono anche occupati. Non pensavamo, dato che sappiamo che queste aziende, tra cui Google, sono praticamente tutte in smart working, infatti non c'è nessuno, c'è un giorno infrasettimanale, c'è pochissima gente, quindi non ci aspettavamo di trovare occupanti di questi camper. Ora però facciamo due passi e andiamo verso il Googleplex, che dovrebbe stare qua avanti. La cosa incredibile è vedere tra queste aziende anche queste baracche, sapendo che i costi delle abitazioni qua attorno sono vertiginosi. Infatti questa gente non si può permettere di affittare una casa. Ci abbiamo letto di affitti da $4,000 al mese, prezzi pazzeschi di questa zona. Chissà quanto vale anche solo il terreno. Google ci avrà provato in tutti i modi a comprare. Almeno che non è la baracca storica, magari qui dove hanno sviluppato il primo software. Ragazzi, qua sembra l'apocalisse, non c'è nessuno. Eppure tutto funziona regolarmente. Andiamo a vedere, dovrebbe essere qua.
ce ne passa uno. La Silicon Valley è abbandonata, ragazzi. Autogestione. C'è pure il pullman, è vuoto. Vuoto. Vabbè, adesso si può passare, dai. Ci sono dei viali bellissimi dove poter andare in bicicletta, a piedi o con la macchina. Ragazzi, non c'è assolutamente nessuno. È avanzata anche una fetta di torta. Comunque lì la guardia ci ha detto che non potevamo entrare nel campus vero e proprio perché è tutto chiuso, a meno che non avevamo il permesso del Global Security Operation Center, e non ce l'abbiamo. E vabbè. E qua c'è pure il cartello stradale che ci ricorda che siamo di fronte a Google. Quindi ci siamo fatti due passi qua in questa zona, siamo tornati nella via dei Camperozzi. Sono veramente parecchi e c'è parecchia gente dentro, assolutamente. Ed eccoci qua, accampati davanti al Google. Bene ragazzi, siamo qua fuori nel cuore del Googleplex, centro degli uffici di Google, cuore della Silicon Valley, oserei dire. Due dei musei che volevo andare a visitare sono ancora chiusi: l'Intel Museum e il Computer Historical Museum, che era proprio qua dietro, sono chiusi e quindi non potremo andare a visitarli, e questo mi dispiace tantissimo. Però i nerd saranno contenti di questa cosa, ci sono perlomeno un paio di garage da andare a visitare e un paio di curiosità molto rapide che comunque fanno parte di questo luogo. Bene ragazzi, lasciamo questo strano posto, una visione insolita della Silicon Valley, per spostarci di qualche miglio, la Silicon Valley è enorme, e andare a visitare qualche garage. Se può passare anche di qua, eh? Entriamo in questo quartiere assolutamente residenziale. Non ci sono grandi aziende, non c'è nada, ci sono solo belle villette tipiche e tantissimo verde, tantissimo verde. La Silicon Valley, prima di essere l'epicentro di tutto l'information technology del mondo, in realtà erano grandi campi coltivati, frutta e verdura. Questo posto, ragazzi, cercavamo questo posto, tantissima roba, il nirvana per gli appassionati nerd. Dobbiamo assolutamente scendere e fare una foto con Valentino fianco a questo garage. Ragazzi, agli occhi di molti questa potrebbe essere una casa quantomeno insignificante, ma in realtà questo è il luogo in cui a metà degli anni 70 Steve Jobs e Steve Wozniak hanno costruito il primo Apple. Questo è il garage dove è nata una delle aziende più importanti del mondo. Questa è la stessa casa dove è nato Steve Jobs, dove ha vissuto da giovane, e ora però è abitata da altre persone, una proprietà privata. La cosa altrettanto interessante è che sembra che in fondo a questa strada ci fosse originariamente il negozio di computer in cui i due Steve abbiano venduto i loro primi prototipi. È un quartiere bellissimo, ragazzi, sono delle case molto semplici con una storia veramente molto interessante. Nella realtà delle cose sembra che Wozniak abbia un po' ritrattato il fatto che i loro primi Apple siano effettivamente nati qui dentro. Ha sicuramente confermato che qua ci hanno studiato tantissimo, ma dice che è un po' un mito. In realtà, chi lo sa, boh. E questa è la vecchia sede Apple? Siamo nella Infinite Loop Avenue. Infinite Loop. Questa è la sede storica della Apple. Diciamo che più o meno quando Steve Jobs e Steve Wozniak si sono spostati dal garage hanno iniziato a costruire tutto questo. E ora secondo me andiamo a avere veramente la storia della Silicon Valley, quella che forse ha contribuito più di tutte a creare questo mito. Andiamo. Sì, lo so, siamo comparsi qua dentro un supermercato, non perché dobbiamo fare la spesa, ma siccome siamo in zona altamente nerd, ci sarà una sorpresa. Questa sorpresa necessita di una cosa che dobbiamo comprare qua, così almeno avete tutta la storia completa. Ci servono un paio di questi adattatori, ragazzi, perché purtroppo non ho più prese europee a disposizione per cambiare quelle che mi danno qua con i loro cavi. Gli devo prendere due di queste. E qui, ragazzi, siamo arrivati nel quartiere della vecchia Palo Alto. Dove stiamo? Stiamo quasi. Guarda che questo è il top, eh. Questo è il fiore all'occhiello. Ok, se lo dici tu allora mi fido. Questa è veramente storia. Pensate che stiamo andando a vedere il posto dove si dice sia praticamente nata la Silicon Valley. E questa
È questo qua. Ragazzi, qui ci troviamo di fronte al cottage dove nel 1938 Bill Hewlett e Dave Packard hanno praticamente fondato la HP Hewlett Packard. E questo posto viene anche referenziato come luogo dove è nata la Silicon Valley. Questo posto è stato dichiarato come luogo storico già nel 1989. A quanto ne so, la proprietà è proprio di HP, non si può entrare dentro, ma quello è lo storico garage. Nel 1938 Bill e Dave qui hanno progettato un oscillatore audio che è stato venduto alla Disney e che Disney ha utilizzato per il suo film Fantasia. E pensate che nel 1938 questa casa era stata affittata per $45 al mese e HP l'ha ricomprata un po' di anni fa per $1.700.000. Il Ministero dell'Interno lo dichiara patrimonio storico. Bene, ma rimaniamo qua nei dintorni di Palo Alto per andare a Menlo Park, dove c'è un altro stramega garage. Sta proprio qua dietro da qualche parte. Anche lì un altro canestro in mezzo alla strada. Dove c'è il canestro in mezzo alla strada? Allora, se abbiamo capito bene, la casa originale sta qua dietro, al 232, quindi è proprio dentro quella viuzza. Vediamo se riesco a raccontarvi qualcosa da giù. Qui ragazzi si trova il garage che Larry Page e Sergey Brin hanno affittato per fondare Google. Anche questa è un'abitazione privata. Il garage dovrebbe essere questo, si trova al 232, e questa casa è attualmente proprio di Google, però non è che ci fanno molto. Questo è il garage dove questi due ragazzi hanno sviluppato il codice del motore di ricerca più famoso del mondo. Ma la cosa strainteressante è che avevano affittato per $1.700 al mese questo posto da una certa Susan, che pensate oggi è il CEO di YouTube. Per me è veramente incredibile pensare che ci siano stati questi ragazzi che con tantissima passione si sono messi in posti del genere e dal nulla hanno creato veramente qualche cosa che possiamo dire abbia cambiato il mondo. Tanta roba, complimenti raga. Ma adesso torniamo indietro. Sembra passata una vita, ma questo avveniva solamente nel 1998. Pensate un po'. Comunque, noi adesso ci spostiamo e non andiamo tanto lontano. Ah no? Perché noi siamo venuti anche in questa zona perché in questo quartiere vive un membro del nostro equipaggio che ci ha detto se lo andavamo a trovare. E quindi stiamo andando. Dai.